L'edizione targata 2009 del Festival di Cannes avrà un presidente dal fascino sottile, un'attrice di talento dai mille volti, apparentemente fragile ma dura come il diamante, che un'indomita volontà ha condotto nell'empirio della settima arte. Stiamo parlando di Isabelle Huppert, il cui volto e la cui immagine saranno catturati mercoledì 13 maggio dalle migliaia di obiettivi di cameraman e fotografi accreditati per essere poi ritrasmessi in tutto il mondo. Un incarico oneroso, certo, ma come la metterà Madame Huppert con una parola che non ama affatto come giudicare e che preferirebbe sostituire con amare? Per l'intanto, da domani si godrà i numerosi film provenienti dal mondo intero, i più inattesi e sorprendenti. D'altra parte, ha confessato l'attrice qualche giorno fa, è come se partissi in crociera senza però sapere come sarà il tempo e chi saranno gli altri passeggeri.